Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dal CES 2024. Oggi siamo allo stand di MSI per parlare di monitor. Arriverà anche un altro video dedicato per quanto riguarda tutto il resto di quello che è presente allo stand, ma oggi vediamo tutti i vari pannelli perché ci sono delle chicche veramente interessanti. E non potevo che partire da questo, un 32 pollici 4K 240 Hz QD OLED. Come vi avevo detto, durante la fiera vedremo diversi monitor presentati QD OLED di queste dimensioni con alto refresh rate, ma questo ha una particolarità che forse può addirittura essere definita cheating, ovviamente basata sull'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale è direttamente integrata al monitor, in questo momento integrata solo con League of Legends. Come state vedendo, c'è una classica partita e sembra tutto nella norma. Se fate attenzione, però, ci sono alcune parti del monitor che vanno a interagire direttamente con il gioco in sé. La barra LED inferiore, infatti, va a rappresentare proprio fisicamente la barra della nostra vita. Altra cosa che in alcuni casi potrebbe addirittura essere ritenuta cheating è per una funzione che ci permette, come potete vedere in questo caso, che ci permette di capire dove stanno succedendo altre cose o se abbiamo dei nemici che stanno arrivando da alcune direzioni. E come potete, viene mostrata un'indicazione a schermo per indicarci che cosa sta succedendo, che un nemico sta arrivando da questo lato o altro. Questo lo fa basandosi sulla mappa, quindi con il riconoscimento dell'immagine capisce che cosa sta succedendo sulla mappa. Non viene data assolutamente nessuna informazione in più che non sia già presente all'interno del gioco, perché possiamo farlo tranquillamente guardando la mappa, ma avere un'indicazione più grande o altro direttamente all'interno del nostro monitor senza plugin esterni, diciamo che potrebbe essere magari troppo vantaggioso. Qui alla mia sinistra ho un monitor che è pazzesco. Pur non essendo OLED, ha attirato la mia attenzione perché ha delle caratteristiche assurde. Si tratta di un 27 pollici QHD mini LED a 500 Hz. L'ho provato un attimo, diciamo, ovviamente in fiera non posso darvi una recensione completa, ma è la prima volta che provo un pannello con un refresh rate così alto. Come molti di voi sapranno, io mi sono ormai abituato e da diversi mesi ho iniziato a giocare con un pannello OLED, e il fatto di avere un tempo di risposta super basso, non avere completamente motion blur e altro è diventato fondamentale. Non so come spiegarvi la sensazione del giocare con un monitor a 500 Hz, e lo so che adesso in tanti commenteranno: ah, l'occhio umano non vede sopra i 60, l'occhio umano non vede sopra i 144, l'occhio umano non vede sopra i 240 Hz, eccetera, perché si sa che aumenta. A quanto pare una volta vedevamo solo 24 fps perché il cinema diceva quello, adesso è aumentato a 60, poi vabbè. Tralasciamo questo discorso, ne abbiamo già parlato. La miglior sensazione che posso darvi è: non sembra di guardare un video, sembra di vedere tipo un buco dove c'è il monitor e stiamo guardando fuori. Vale la pena? Serve effettivamente avere un monitor 500 Hz? Probabilmente no. Come avevo già detto, la differenza tra un 240 e un 360 si sente, non è come passare da un 60 a 144. Adesso stiamo passando da un 360 magari a 500 e si vede, perché si vede, ma non è prettamente necessario. Questo, a mio parere, è un pannello per chi vuole fare un po' di tutto senza avere compromessi. Leggibilità, tanta luminosità perché arriva fino a 1000 nit di picco, i 500 Hz permettono di giocare competitivo, non ha una risoluzione troppo alta come il 4K, quindi è comunque più facile gestirlo anche con un PC di fascia leggermente più bassa. Tornerei a un mini LED dopo l'OLED? Non lo so, però si comporta decisamente bene. Qui invece abbiamo il successore del 342C che abbiamo visto in uno degli ultimi video. Il pannello è molto simile perché si tratta sempre di un 3440x1440 175 Hz, ma ovviamente è la seconda generazione di QD OLED e devo dire che si vede la differenza. Lì dietro c'è anche il 342C, quindi ho avuto anche modo di confrontarli velocemente e non andare semplicemente a ricordo. Altra modifica interessantissima a mio parere è dal punto di vista estetico, perché è decisamente più elegante, più sottile, con un design più pulito. La base è comunque molto grande, ma è tutta realizzata in metallo contro la copertura di plastica che c'era sull'altro modello, è nel complesso decisamente più rifinito. E tutto quello che vi ho detto sul 342 rimane valido, quindi abbiamo un'ottima esperienza, colori sono super super vivi, tempo di risposta praticamente pari a zero. Tralasciamo le impostazioni che hanno messo su CS qui, che sono inguardabili, non avere spazio per il mouse. L'esperienza di gioco con questi monitor è veramente fenomenale.
Ma quindi qual è il monitor giusto da comprare? 240 4K32 oppure un Wide QHD con una risoluzione più bassa, refresh rate più basso? Dipende molto dalle vostre esigenze. Il prezzo di questo nuovo pannello è $999 MSRP. Questo è lo stesso pannello che abbiamo visto con l'intelligenza artificiale di là, ma non è attiva. Il prezzo di partenza di questo pannello è di $1,299. Mi sarei aspettato delle cifre decisamente più elevate. Per quanto riguarda invece il mini LED che abbiamo visto lì, non c'è ancora un prezzo, perché effettivamente dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest'anno. Quindi è semplicemente un sample su cui ancora stanno lavorando, però può essere molto interessante. Abbiamo visto il 32, abbiamo visto il 34, poteva mancare il 49? Assolutamente no. Anche MSI con il 491 CQP, ragazzi, veramente con questi nomi è diventato impossibile. Comunque si tratta di un pannello 49 pollici, 5120x2160, quindi la stessa risoluzione verticale del 4K, ma il doppio della risoluzione del QHD. Tutto ciò che abbiamo visto sul 34 vale anche per questo, quindi nuovo design. Il pannello ha dei colori che sono veramente pazzeschi e potrei rimanere a guardarlo per ore. È veramente incredibile. Questo è un monitor decisamente eccessivo, ma mi è capitato che qualcuno nei commenti mi chiedesse due di questi monitor. Ok, quindi questo era tutto per quanto riguarda i monitor qui allo stand di MSI. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi piacerebbe un monitor del genere. Devo dire che mi piacciono entrambi i modelli, sia il 32 che il 34, sia esteticamente che anche per quanto riguarda le performance. Quindi tanta roba, brave MSI. Per quanto riguarda i monitor è tutto, e vi ricordo di non perdervi il video che uscirà con il resto dei prodotti che sono stati presentati qui al CES 2024 allo stand di MSI. Da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!